ottimo pallone per Icardi. Questo è rigore. Rigore su Icardi di De Vrij, calcio di rigore per l'Inter al 32esimo minuto. Ah, sti ragazzi. Bisognerebbe attivarli con qualcosa di più. Di più. Ecco a voi, Barapau Teatro. Una banda di attori temerari e scaltri. Abbiamo sfidato alcune scuole della provincia di Padova e Rovigo a creare un talk show televisivo. SOS Barabao Teatro. Sì? Sì. Partiamo subito. Sì? 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 Ragazzi, vi voglio subito in ufficio. Siamo già in ufficio. Ah, oh, finalmente ci troviamo. Allora, qui siamo alla scuola Falcone Borsellino, giusto? Sì, Romina, esatto. Ganzi. Portiamo oggi nella nostra storia in cattedra è sistema solare. Bello, bello di presentazione. Qui è il capitano che vi parla e vi ricordo che fra qualche istante usciremo dall'iperspazio e vi troverete l'intera sistema solare nello blocco di sinistra. Wow. Sei pianeti del sistema solare fossero paragonati a palle da gioco, Mercurio sarebbe grande più o meno quanto una pallina da ping pong. 10-12. Venere, una palla da tennis. La Terra, una palla da baseball. Overs! Marte, una pallina da golf. Giove, una palla da esercizio. E 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Così, me lo fai vedere. Saturno, una palla da spiaggia. Prendi la palla, prendi la palla. Mia, mia. La palla, la palla, prendi la palla. Urano, una palla da baseball. Horro! 22-7. Nettuno, un pallone da calcio. Benissimo, quale sarà il tema che tratteremo nella nostra puntata di Storia in Cattedra? Il sistema solare! Ragazzi, adesso dobbiamo dividerci in due gruppi perché... Allora, 20 e 20. Quando è arrivato il testo? Mandarlo. E poi impararlo a? Memoria! E poi, alla prossima volta facciamo le rifre? Sì! Bravissimi ragazzi! Invece gli esperti rimangono da questa. Signore e signore, benvenuti a Storia in Cattedra. Azione! Benvenuti in Storia in Cattedra. Potremmo chiedere all'alieno anche da dove è arrivato e da dove abita. E la puntata di oggi si tratta del sistema solare. Potremmo chiedere all'alieno anche perché è venuto sulla Terra. La scoperta che lui ci proporrà è... Il sistema solare. Ha scoperto il sistema solare, cioè...
È proprio una ricerca che ha avuto un successo che spacca di brutto. Potremmo chiedere all'alieno che cosa si mangia là. Potremmo chiedere all'alieno se c'è Universo Maps. Quali personaggi possiamo invitare nel nostro talk show? E come ospite ho pensato l'alieno con un umano traduttore. E lei di solito che protezione usa per questo sole? Un 59. Un 59. E George Lucas potrebbe essere accompagnato da R2D2. Sono le storie in catedrale. Azione. Buongiorno a tutti e bentornati a una nuova puntata di Storia in Cattedra. Salutiamo la banda Mimanti di Barabao e gli esperti che hanno accettato di partecipare al dibattito di oggi, che intende approfondire il tema dello spazio e del sistema solare. Allora incominciamo con presentare Chiara Rossi, aviatrice, ingegnere e astronauta militare. Ci vuole raccontare quale attività svolgeva la Stazione Spaziale Internazionale? Mi sono occupata di esperimenti di vario genere, sulla fisiologia umana, per studiare gli effetti che il corpo umano subisce in assenza di peso. Poi analisi biologiche, cioè osservazioni sui meccanismi di adattamento degli organismi viventi e le capacità di sopravvivenza di batterie e piante. Ho sentito che c'era anche un progetto che riguarda la stampa 3D. L'idea sarebbe quella di stampare pezzi di ricambio per la stazione stessa. Pratico, no? E come? Secondo lei, dottoressa Rossi, visto che le nostre conoscenze sullo spazio sono sempre più approfondite, sarebbe possibile una nuova rivoluzione copernicana? Ogni volta che si oltrepassa quello che si pensava fosse un limite, ne conseguono miglioramenti in ambito scientifico e tecnologico. Le conquiste spaziali hanno ricadute sulla vita di tutti noi. Basti pensare a tutto quello che riguarda i satelliti e le comunicazioni. Tuttavia, secondo me, una nuova rivoluzione copernicana avverrà quando l'uomo riuscirà a realizzare un mezzo in grado di raggiungere la velocità della luce. C'è chi, di ipotesi immaginazione, ne fa un'arte e un mestiere. Signor Lucas, mi chiami George. George, nel film della saga di Star Wars ci mostra numerosi pianeti. Nella descrizione di questi mondi ha utilizzato la logica scientifica o si è lasciato guidare dalla fantasia? L'ambientazione è proiettata nel futuro. Le galassie e i personaggi sono frutto della mia immaginazione. L'idea è nata negli anni 70. Volevo creare un film fantascientifico, prendendo spunto dal personaggio Flash Gordon. Quali sono i primi personaggi che si è immaginato? Avevo già chiari in mente personaggi, come Sith e la Morte Nera. Poi, man mano, sono arrivati quelli che vedete nel primo episodio di Star Wars, che debuttò al cinema nel maggio 1976. Il confine tra scienza e fantasia, a volte, può essere molto sottile. Se avessimo detto ad un uomo vissuto nell'Ottocento che un giorno saremmo sbarcati sulla Luna, probabilmente ci avrebbe riso in faccia. Beh, signor Lucas, lei ha certamente una grande immaginazione, ma sappiamo anche che si serve di consulenti particolari, come Eneri Inoijam, nostra ospite insieme al suo traduttore. Signor alieno, lei pensa che la sua razza sia più progredita della nostra? Inamu e Ineila ono sotlo misrevid, ion da oipmesed, omaibotaripma da erazilitu, Nuametasis id enoitsagivan, ekic etremep id erirpa, ikrav oitsaps ilaropmet, elenisalag. Umani alieni sono molto diversi. Noi, ad esempio, abbiamo imparato ad utilizzare il teletrasporto, che ci permette di aprire varchi spazio-temporali attraverso le galassie. Abbiamo adattato il nostro corpo in modo che potesse vivere anche su pianeti in condizioni inospitali. Quindi, pensate di essere migliori di noi? Liopro conamu otolom nem etnetesiser e otado dorep id inoizime e conad osenes erolok all'artsov atnetesise. Il corpo umano è molto meno resistente, è dotato però di emozioni che danno senso e colore alla vostra esistenza. La vostra mente non funziona ad algoritmi, ma è creativa, artistica e fantasiosa. Grazie alla loro unicità,
Noi consideriamo dunque le due razze sullo stesso livello. Vediamo cosa ne pensa il nostro ospite più illustre. Non chiedetevi come sia possibile che Galileo Galilei sia qui. Ci ha dato una mano il nostro amico alieno spazio-temporale. Dottor Galilei, nel 1610 ha pubblicato il libro Siderus Nuncius, un breve trattato di astronomia. Ci vuol spiegare qual è l'idea rivoluzionaria che proponeva? In questo libro ho descritto le osservazioni e le scoperte che ho fatto grazie al cannocchiale, strumento già conosciuto ma da me perfezionato e capace di ingrandire fino a 9 volte. Quindi lei stesso ha contribuito a costruire i mezzi che l'hanno portata alle sue scoperte? Sì, ma è stato con un nuovo strumento costruito in Olanda, il telescopio, che cominciai a studiare il cielo. Riuscì a stimare l'altezza della Luna, che appariva come coperta da montagne. Ma la scoperta più straordinaria fu quella dei 4 satelliti che orbitavano intorno a Giove. Tutto questo significava mettere in discussione la cosmologia di Aristotele e Tolomeo. La conoscenza comporta grandi responsabilità, sicuramente. Purtroppo dobbiamo chiudere. Il nostro tempo a disposizione è esaurito. Ringraziamo i nostri ospiti di questa e di altre galassie e diamo appuntamento ai nostri amici a casa alla prossima puntata.